Saluto a tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cooker. Riguardando i miei vecchi video, che sono tanti, mi sono reso conto che alcuni hanno proprio bisogno di essere svecchiati. E così oggi vi ripropongo uno dei miei piatti preferiti, la pasta alla matriciana. Cominciamo! Gli ingredienti sono guanciale, pecorino, vino bianco, peperoncino, pomodoro, spaghettoni, pepe e sale. Ho acquistato del guanciale già affettato a fette di circa mezzo centimetro ed ora lo tagliamo a listarelle. Scaldiamo la padella. Ho atteso che la padella fosse bella calda e ora comincio a rosolare il guanciale. Quando il grasso diventerà trasparente, come questo, è il momento di aggiungere il vino bianco. Attendiamo che sfumi completamente. Intanto ho messo a bollire l'acqua per la pasta. Ho calato la pasta in acqua poco salata, ci siamo quasi. Così va bene, lo togliamo momentaneamente dalla padella. Inseriamo in questo fondo la salsa di pomodoro. Lasciamo insaporire per qualche minuto. Il mio consiglio è quello di utilizzare una salsa cotta in precedenza. Altrimenti, in questa fase saranno necessari una ventina di minuti. Inseriamo i semini del peperoncino. Inseriamo il guanciale nel sugo. Ne ho tenuto un po' da parte per dopo. L'ultimo minuto di cottura della pasta lo facciamo in padella. Spegniamo, cominciamo ad aggiungere il pecorino un po' alla volta e mescoliamo. È quasi pronto per essere assaggiato. Mo' fa mer botto. Ancora un po' di pecorino. Ancora un po' di guanciale. E terminiamo con una grattata di pepe. Oh, è una bontà. Mi pare di stare a Roma. A me mi piace.